In Italia e nell'Unione Europea restano ancora da completare le riforme avviate per ridurre le fragilità messe in evidenza dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani. La volontà di proseguire nella direzione intrapresa si è gradualmente indebolita. In Europa hanno pesato le preoccupazioni di alcuni paesi circa la distribuzione di costi e benefici degli interventi necessari a migliorare la governance economica dell'Unione. In Italia le riforme hanno perso slancio per i timori sui costi, spesso immediati, e i dubbi sui benefici, che maturano gradualmente con tempi relativamente lunghi. In queste condizioni, davanti a una nuova crisi, saremmo oggi molto più vulnerabili di quanto lo eravamo 10 anni fa.